87 comuni inseriti nel cratere del sisma, altri presenti poco fuori. Un elenco infinito di problematiche sollevate dagli amministratori, ma anche dai cittadini costituitisi in comitati ed associazioni. Il dopo terremoto, con tutte le emergenze che ci sono ancora da affrontare, non è cosa da poco. Lo sanno bene il commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani, il commissario delegato e governatore delle Marche Luca Ceriscioli e gli addetti ai settori cruciali della cosiddetta fase 2. Ad Ascoli Piceno si è tenuto un incontro della nuova governance voluta da tutti per ascoltare la voce dei territori. Abbiamo avvicinato Ceriscioli ed Errani e chiesto loro quali sono le questioni che si stanno affrontando più da vicino. Temi, chiamiamoli molto caldi, dando quelle scadenze più immediate di cui i sindaci hanno bisogno. Per esempio, faccio l'esempio nel caso nostro, il piano delle opere deve essere compilato, c'è la parte che riguarda le scuole che è una priorità, daremo uno stimolo dicendo guardate che bisogna che venga compilato rapidamente perché è il primo punto, poi ovviamente tutto il resto. Ho cose di carattere più generale, come è avvenuto nell'incontro prima, sulla conversione del decreto, dove i comuni continuano a dare sottolineature che per noi diventano uno strumento di lavoro a trasmettere al MEF piuttosto che a Palazzo Chigi per esigenze molto concrete che emergono proprio nel dover gestire tante questioni che riguardano il terremoto. Quindi tutti i livelli, a tutti. Esigenze principali che hanno rappresentato La questione di oggi è stata quella soprattutto sulla fiscalità locale, il problema della Tari, è ovvio che gli incassi della Tari sono andati sotto i piedi e si chiede una misura che permetta di riequilibrare. Teoricamente lo si può fare con i contratti di servizio, ma fino a un certo punto, e quindi servono attenzioni da questo punto di vista, quindi cose concrete, immediate che parlano dei bisogni della comunità. Ora già abbiamo una disponibilità di 4.500 alloggi, diciamo nel momento di massima restrizione che è praticamente da luglio. Non solo per i Giugno-luglio, marchigiani. parlo delle Marche, non è solo San Io Benedetto, non ho solo i marchigiani. solo per le Marche. E su 5.048 che sono in questo momento i marchigiani in albergo. Quindi con il lavoro di queste 2 settimane, diciamo, la forbice ormai è veramente molto stretta fra i posti disponibili e quelli che servono. E continua la ricerca di altre strutture che sono disponibili ad ospitare per raggiungere questa quota 500 che manca. E dopodiché saremo in grado di fare un piano complessivo per ricollocare, anche in accordo con le amministrazioni, con le comunità, per mantenere anche queste forme di collegamento e di aggregazione, di ricollocare le persone dai posti che si perdono a quelli che si acquisiscono dentro questo meccanismo. Però ecco, voglio dare un segnale molto positivo, diciamo, la forbice è veramente stretta, cioè i due valori sono molto vicini e quindi confidiamo di riuscire ad arrivare al risultato. Perché si è ridotto, è superata la fase della prima emergenza, tutti i comuni stanno da una parte facendo le certificazioni FAST e dall'altra quindi incrociando i dati dei risultati con quelli che sono in albergo e via dicendo. Quindi già questo calo ci fa dire che probabilmente nella forbice non solo un aumento di offerta, ma anche una verifica puntuale di tutte le liste può portare ad una riduzione. Si è costruita sulla base dell'assemblea fatta ad Ancona questa forma di riorganizzazione, che non ho proposto io, ma che è legata ad una scelta che hanno fatto in quell'assemblea. Io la condivido, ho detto io sono per qualsiasi forma di riorganizzazione che renda più ravvicinato il tema del problema, dov'è e la sua soluzione. Credo oggi abbiamo fatto una riunione che va esattamente in questa direzione, per raggiungere l'obiettivo che tutti noi insieme ci poniamo, che è quello di accelerare le risposte dell'emergenza, che non sono, come certamente sapete, la ricostruzione, ma sono la gestione della fase di emergenza e della fase della temporaneità. Nel frattempo si procederà con tutti i provvedimenti conseguenti alle necessità di realizzare scelte condivise sulla ricostruzione. Per questo la prossima settimana i comitati discuteranno dell'ordinanza sulla ricostruzione dei danni gravi, prima ancora dell'approvazione definitiva che faremo dopo questa verifica, che credo sia il modo migliore, perché non c'è nessuna altra possibilità che ricostruire con e partendo dal territorio.
e dai protagonisti del territorio, che in primo luogo sono i sindaci, la provincia e la regione. Questo è il ragionamento.